Siamo ormai arrivati ad agosto, il mese in cui tutti quanti si iscrivono all'università e università, si sa, vuol dire spendere un sacco di soldi. E se vi dicessi che ho ben 5 trucchi che potrebbero farvi risparmiare sui vostri test universitari? Mi credereste? Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Dopo il primo video che ho pubblicato sull'università ho ricevuto un grandissimo supporto da tutti quanti voi, ho ricevuto un sacco di messaggi e per questo oggi voglio portarvi un nuovo episodio a tema appunto università. Quindi oggi voglio raccontarvi un pochino quella che è stata la mia esperienza e di come io stesso sia riuscito non soltanto a risparmiare qualcosina, ma a laurearmi senza aver mai dovuto comprare un libro universitario. Credetemi, è andata così. Prima di cominciare ci tengo a dire una cosa. Questo video non ha lo scopo di voler dimostrare che i libri non servano a nulla, che l'università sia semplice e non sia importante studiare. Non è questo lo scopo del video. Semplicemente voglio cercare di raccontarvi alcuni trucchi che ho utilizzato io per risparmiare. Tutto qua. Bene, partiamo dal primo consiglio, ovvero il più semplice di tutti. Le fotocopie. Tantissimi ragazzi, tantissimi studenti universitari prendono i libri di altri ragazzi e li fotocopiano per evitare appunto di comprarli. E è una cosa molto intelligente perché comunque fotocopiare ci permette di risparmiare parecchi soldini. Ma se ci pensate, fotocopiare un libro intero ha senso? No. Quindi il mio consiglio è non fotocopiate mai un libro intero, anche perché se ci pensate poi alla fine non è che ci andate a risparmiare così tanto perché le fotocopie alla fine costano. E poi avete sempre un numero limitato di copie che potete fare. Il mio consiglio è segnatevi bene le pagine che vi servono, quelle che dovete studiare e fotocopiate solamente quelle. E anzi, io vi do un altro consiglio. Al posto che fotocopiare le pagine, se avete lo scan, scansionate. Questo perché appunto potrete salvarle sul vostro computer, sul vostro tablet, sul vostro telefono e anche evitare di stampare, quindi evitare di consumare carta. E poi potete anche inviarle ai vostri amici, quindi potete anche aiutarvi in gruppo e niente, è più comodo. Tutto qua e costa di meno. Parlando di scan, io mi collegherei subito al secondo consiglio. Molti ragazzi appunto scansionano un libro intero e a volte lo mettono anche online. Allora, non so se questa cosa si possa fare o meno, sono sincero. Secondo me no, però io parlo per un amico, non di certo per me. So di per certo che comunque si possano trovare questi libri. Come trovarli è molto semplice, cioè vi basta scrivere su Google il titolo e l'autore e se c'è lo trovate in PDF e poi ce l'avete là. Ecco, più semplice di così. Io posso dire che un mio amico ha trovato dei libri in questo modo e li ha scaricati, un mio amico. Terzo consiglio, secondo me il più banale, tra virgolette, e il più snobbato di tutti, la biblioteca. Ragazzi, le università mettono a disposizione degli studenti un servizio di biblioteca gratuito. Voi potrete recarvi in biblioteca e prendere un libro gratuitamente. Ovviamente dovrete riconsegnarlo entro una certa data, altrimenti scatterà la penale. Il fatto è che in biblioteca spesso si possono trovare anche dei libri universitari. E perché non sfruttare questa cosa? Vi basterà semplicemente andare in biblioteca, cercare il libro di cui avete bisogno e portarvelo a casa. Semplice, indolore, economico. E inoltre in biblioteca si sa che ci sono sempre un sacco di persone che studiano e quindi potrebbe essere anche un'occasione per conoscere una persona importante. Ovviamente dovete stare in silenzio, quindi non parlatele e fate un po' di gesti. Arriviamo al quarto consiglio, quello che sicuramente vi impegnerà di più di tutti, quello che richiederà uno sforzo maggiore, però quello che potrebbe anche rendervi la vita un pochino più semplice: gli appunti. Mettiamo una cosa in chiaro, prima dell'università nessuno prende appunti. E tu invece che ora stai dicendo, ma io al liceo li prendevo gli appunti. No, non prendevi appunti. Quelli non erano appunti. Tu al liceo facevi casino in classe? E se scrivevi qualcosa su un foglio? Non erano appunti. Testa di prendere appunti seriamente non vuol dire fare l'amanuense, ricopiare quello che dice il prof. Prendere appunti vuol dire ascoltare, capire quello che dice il professore, impararlo e segnarsi delle cose. Nel frattempo si registra la lezione e a casa si completa ciò che abbiamo segnato sul quaderno. In quel modo si vanno a creare gli appunti. Quelli sono i veri appunti.
appunti, e quelli sono appunti che potrebbero anche aiutarvi in fase di studio. Tenete conto di una cosa: per certi corsi ciò che viene detto in classe, ciò che c'è scritto in quegli appunti, è materia d'esame. Quindi avere degli appunti ben fatti e studiarli bene può semplificarvi molto la vita. Arriviamo al quinto ed ultimo consiglio, secondo me il più importante di tutti, quello che davvero mi ha fatto svoltare, quello che davvero mi ha permesso di superare tanti ostacoli, ecco: creare un gruppo di studi. Il gruppo di studi è la cosa più importante in assoluto quando si è all'università, perché da soli tutto è più difficile, ma in gruppo ci si può aiutare. In gruppo siamo più spinti a mettere a nudo le nostre debolezze, le nostre lacune, e inoltre in gruppo possono emergere i nostri punti di forza. L'insieme, infatti, fa la forza, ed è questo che ci permette di superare i momenti difficili, ed è questo che ci permette di imparare cose che magari da soli non riusciremo mai ad imparare, o che comunque ci metteremmo il triplo del tempo a studiare e a capire. Il consiglio che vi do è: non formate gruppi di studio troppo grandi, perché il gruppo in quel caso addirittura potrebbe crearvi problemi. Il mio consiglio è 3-4 persone, non di più, un gruppo piccolo di persone unite che sono disposte ad aiutarsi l'uno con l'altra. Inoltre, se posso dire una cosa, vi consiglio magari di suddividervi i compiti un po' prima dell'esame. Tu studi questo, tu questo, io questo, e poi a turni li ripetiamo e cerchiamo di spiegarci la vicenda. Questa, secondo me, è la strategia migliore in assoluto per prepararsi ad un esame. Adesso so cosa mi starete per dire. Quindi, Ale, tu hai seguito questi consigli e non hai mai dovuto comprare un libro? Sì, io personalmente non ho mai comprato un test universitario. Là dietro ne ho uno, che adesso vi faccio vedere. L'impresa. Questo è l'unico test universitario che possiedo. Esatto, non l'ho comprato io, l'ha regalato la mia ex ragazza. Quindi, se volete, possiamo aggiungere un sesto consiglio. Dopo le fotocopie, le scansioni online, la biblioteca, gli appunti e il gruppo di studi, trovatevi una ragazza che vi regali l'unico libro che dovete comprare. E quindi ne approfitto per dire una piccola cosa. Ciao, sì, mi sono laureato, e mi sono laureato anche grazie al tuo aiuto. Gentilissima. L'ho anche sottolineato ogni tanto, eh? Mi è servito davvero, grazie. Bene amici, siamo arrivati anche alla fine di questo video. Se avete anche voi dei consigli che potrebbero aiutare altri ragazzi a risparmiare qualche soldino con i test universitari, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e diamo inizio ad una discussione che potrebbe aiutare un sacco di persone. Per concludere, io spero che questo breve video vi sia piaciuto, spero che vi sia servito e possa esservi d'aiuto anche in futuro. Se così fosse, fatemelo sapere appunto con un commento, con un mi piace. E visto che stiamo anche attraversando un periodo un po' di cambiamento, un po' di rivoluzione sul canale, se mi date una mano a far girare questo video, io ve ne sarei davvero grato. Quindi non mi resta che dirvi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, e ricordatevi sempre che lo studio è molto importante, ma se potete risparmiare, cazzo, perché non farlo? Ciao a tutti, al prossimo video!